buongiorno a tutti di nuovo dopo qualche settimana, che era qualche settimana fa che ci siamo visti per batterci e continuare a batterci, sono contenta che nonostante si sia fatto ancora non abbastanza, voi siate qui oggi e siate così carichi di energia, perché le battaglie che si vogliono vincere si devono anche saper combattere con forza e determinazione. E questa è una battaglia di giustizia. La proroga che è stata fatta nel mille proroghe non è sufficiente. Noi non chiediamo per gli ambulanti, per il commercio ambulante italiano, una proroga della direttiva Bolkestein. Noi continuiamo a chiedere che il commercio ambulante venga tolto dalla direttiva Bolkestein. Noi continuiamo a chiedere che nelle more in cui questo accade i comuni fermino i bandi che hanno avviato, perché altrimenti non ci sarà modo di impedire che il commercio ambulante venga massacrato e ammazzato per fare, guarda un po' che novità, gli interessi dei grandi gruppi e delle grandi cooperative. Perché noi abbiamo ormai dei governi che, imbeccati da quei burattinai della Commissione dell'Unione Europea, fanno tutto il loro lavoro per ammazzare il piccolo a favore del grande. Bisogna favorire, secondo loro, le grandi concentrazioni economiche, il grande capitale, le grandi multinazionali, il grande. Invece noi siamo col piccolo, noi non siamo con il mercato finanziario, noi siamo col mercato rionale. E quindi noi vogliamo difendere. Vi dico però, anche per essere concreta, voi sapete, non devo dirvi che sono a favore, che sono, che ci battiamo, che Fratelli d'Italia si batte per il commercio ambulante, adesso me la dice, fammi finire. La rotazione con i disoccupati. No, vabbè, calmi, calmi, non succede niente. Posti pubblici a rotazione con i disoccupati, voleva dire. Vabbè. Evviva! Non lo posso ripetere, la seconda parte non la posso ripetere. Allora, volevo dire, per essere anche un po' concreti, quando c'è stato il mille proroghe in aula, noi di Fratelli d'Italia abbiamo presentato un ordine del giorno per chiedere proprio questo, che il governo aprisse la vertenza con l'Unione Europea per stralciare il commercio ambulante dalla direttiva Bolkestein. Apro e chiudo parentesi, si può fare, e voi lo sapete benissimo, ci sono intere nazioni che lo hanno fatto, che sono le nazioni che difendono i loro interessi, gli olandesi che hanno il mercato dei fiori e considerano il mercato dei fiori una loro specificità, hanno stralciato il mercato dei fiori dalla direttiva Bolkestein, perché questo fanno le nazioni che difendono i loro lavoratori. E forti di questa esperienza, abbiamo presentato un ordine del giorno nel quale chiedevamo al governo: fermatevi su questa roba, aprite la vertenza con l'Europa e otteniamo noi quello che hanno ottenuto gli olandesi col mercato dei fiori. E c'è stato un attimo in cui il governo ha detto: vabbè, accantoniamo l'ordine del giorno, ne parliamo dopo, fatemi vedere che cosa posso fare, ok? Purtroppo è accaduto che qualche cretino di collega in aula, qualche cretino, mi dispiace, perché la gente evidentemente, pur di dire che questa cosa non doveva ottenerla un altro partito, l'avevo presentato pure io quest'ordine del giorno, si sono messi a fare pagar per interesse di partito e alla fine l'ordine del giorno è stato dato parere contrario e quindi affossato. Ve lo dico perché non so se stamattina qui, perché poi quando mi arrabbio le cose le dico, non so se stamattina qui è venuto qualcuno del Movimento 5 Stelle, ma se ci vengono, ditegli che se la prossima volta in aula se stanno zitti, forse riusciamo a fare qualcosa, ok? E questa volta eravamo quasi riusciti, mi dispiace, lo devo dire, quindi noi continuiamo a batterci, se si vogliono presentare atti di ogni genere siamo pronti a mettere la nostra firma, non ce ne frega niente di dire che Fratelli d'Italia è l'unico partito che più siamo e meglio è,
a casa a noi interessa portare il risultato, e il risultato è difendere 220.000 persone che lavorano onestamente, che non vogliamo massacrare, vogliamo difendere la nostra gente. Sapete che con noi quello che serve faremo, non per raccattare voti perché siamo in campagna elettorale, lo facciamo dall'inizio di questa vicenda, ma semplicemente perché ci piace difendere il piccolo, ci piace difendere la famiglia, ci piace difendere l'identità, ci piace difendere la specificità, la prossimità. A noi il mondo tutto uguale e tutto in mano alle multinazionali ci fa schifo e non lo vogliamo.